Ciao a tutti e benvenuti sul canale di YouTube Pigramissima, dove troverai tantissime recensioni di calze, collant e altri prodotti femminili. Io sono Ariannis e oggi vi mostrerò un nuovo acquisto. Ecco qua, come potete vedere sono collant a rete. Spero che YouTube non banni questo video per via della foto della copertina. Facciamo un attimo così. Come potete vedere sono calze a rete, ok. Vado ad aprire la confezione. La marca è Obsessive, marca che ho già usato. Ed eccoci qua. Qui abbiamo le aperture posteriori sulle natiche, possiamo tranquillamente dire natiche, spero. Ok, come potete vedere abbiamo questa treccia, diciamo, sempre sulla retro, ok, e abbiamo la cucitura qua nella punta, adesso forse non si vede molto, vediamo inserendo la mano dentro, bisogna stare molto delicati perché i filamenti sono molto sottili. Allora, non so se riuscite a vedere, sì, la cucitura, eccola qua. Come dicevo, questa è la parte dietro che purtroppo non potrò farvi vedere il video, e questo è il davanti. Poi la scatola dice, per la taglia, che è una taglia unica SML, se non elasticizzata potrebbe andare bene a chiunque. Dentro abbiamo un ringraziamento per l'acquisto. Ok, e non mi resta che provarle con due outfit. Ed eccoci qua, il primo outfit che ho scelto per voi è un outfit, diciamo, abbastanza da giorno. È un abitino fatto all'uncinetto, corto, ok. Come potete vedere ho indossato le calze. L'ho scelto corto apposta così da potervi mostrare il dietro, perché altrimenti forse non riuscivate a vedere bene. Ci sono, come vi dicevo, questi intrecci, che sembra una treccia, questi intrecci di tessuto, di materiale, ok? La calza è bella elastica, è bella morbida, si riesce a tirare bene. L'ho quasi rovinata con l'unghia, ma insomma bisogna stare molto attenti, ok? Quindi, come vi dicevo, ho scelto questo abito che si può indossare da giorno per potervi far vedere anche un outfit da sera. Allora, li ho trovate un po' grandi, devo dire, le calze, eh? Li ho trovate un po' grandi perché tirandole su tanto mi arrivano praticamente qua, e inoltre dietro, faccio vedere dalla scatola, c'è questa parte, no? Che sembra un po' mutandina. Faccio un po' di zoom, vedete? È a mutandina. E sinceramente a me non piace come rimane sul gluteo. Lo deforma, non gli dà una bella forma, perché tirando su per bene la calza deforma tutta la parte dietro e non è molto bello, diciamo, non è presentabile. Però è ovvio che la parte dietro non è che si vada a vedere quando sei in giro. Diciamo che se per un'occasione con il proprio partner non è molto carino. Adesso vi faccio vedere da vicino. Ok. Vedete la grandezza della rete? Dietro
questa parte qua, come vi facevo vedere anche prima. Attenzione che ho paura di romperla. E niente, insomma. Ok, adesso vi mostro anche il secondo outfit che ho scelto, così facciamo un attimo vedere anche l'outfit serale. Eccoci qua. Allora, ho scelto per voi questo abito in velluto color bordeaux. Qua c'è c'è tutto cucito a pizzo, ok, la parte sopra, quindi bello elegantino, così. Anche questo qua è corto e devo dire che con la cazzarete sta molto bene. Mi piace molto come l'ho abbinato. Se potete vedere, si vede bene anche il disegno dietro della calza. E devo dire che questo colore mi piace particolarmente tanto. No, non l'ho mai indossato questo abitino. E devo dire, adesso guardandomi allo specchio che ho di fronte, che lo metterei anche di giorno, forse senza la calza, però mi piace, magari per renderlo un po' più, come dire, indossabile di giorno metterei forse delle sneakers, forse non ci sta bene l'accostamento, dovrei vedere, perché in video il velluto rende diversamente rispetto alla realtà. Dal vivo sembra molto molto più elegante, quindi forse non ci sta bene, però devo dire che questo accostamento con la calza a rete mi piace moltissimo. E niente, che dire, come vi dicevo, indossandolo ho dovuto tirarle veramente tanto su perché mi stanno un po' grandi, e la parte dietro, che ve la faccio rivedere, questo qua, ok. Questa qua, adesso ho messo a fuoco, non mi fa impazzire, cioè devo dire che non mi fa proprio impazzire. Però per il resto mi piace tutto. Sì. Aggiudicata. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. E insomma, cos'altro vi posso dire? Ah sì, vi posso dire che il video continua sul canale Telegram di Glamissima, che è stato aperto da poco, soprattutto per i sostenitori. E quindi niente, se volete continuare a vedere il video, abbonatevi e ci vedremo su Telegram.